Ok, passiamo quindi alla risoluzione delle varie t. Allora, abbiamo formato il primo strato. Ecco, io direi che può essere comodo spostarlo così in modo da avere già delle t qua. Comunque, gli spostamenti per comodità ve li gestite un po' voi, come vi trovate meglio per avere le parti completate. Allora, in seguito, cosa dobbiamo fare per formare le t? Dobbiamo portare sui pezzi dalla base che sono sbagliati. Per esempio, qua ci andremo in blu. Mi accorgo che qua, portando su questa, sarebbe in posizione perfetta, ok? Allora, come faccio a portarlo su senza rovinare il tutto? Allora, innanzitutto sposto di lato questo. Ok? Poi porto giù solo la parte interessata, solo quella interessata, quindi in questo caso è quella centrale. Torno indietro e risalgo con la parte interessata. Va bene? Abbiamo visto che qua si è formata la nostra T. Qua però ci manca un pezzo. È normalissimo, non c'è problema, non preoccupatevi. Adesso andiamo a pescare il pezzo bianco o comunque del colore che avete scelto. Guardiamo sotto che colore ha. È un rosso in questo caso. Quindi andiamo nella zona corrispondente al colore. Per scegliere la zona dobbiamo guardare il centro, non la maggior parte dei cubetti o cose del genere, solo il centro. Allora, mi accorgo che qua e questo andrebbe perfettamente qua. Cosa faccio? Lo stesso procedimento di prima. Lo sposto di lato, scendo, torno indietro, così facendo non vado a interferire su più cubetti della faccia bianca, ma solo su uno ancora. Torno su e la T è stata formata, ok? Andiamo a ripescare il pezzo bianco, sempre così. Sotto un blu, qua ho già il pezzo blu, non c'è problema, è normale perché quando si andrà a concludere tutto il discorso delle parti centrali verrà così. Lo sposto di lato, vado giù, torno indietro e salgo. Ok, allora io ho già formato le T in questa maniera, però vorrei fare in modo di spiegarvi anche cosa succede nel caso in cui non siano centrali, quindi lo faccio così accennando. Se per esempio dovevo portare questo pezzo blu su qua, facevo la stessa cosa, solo che siccome la parte che deve scendere è quella destra, non posso più scegliere se spostare la base a destra o a sinistra, ma devo spostarla a sinistra per non andare a rovinare il pezzo. Adesso non fate caso che questo è un altro blu. Quindi scendo, torno indietro e salgo. Così andavo a formare il pezzo. Poi continuavo così, per esempio, ecco qua per esempio mi si è disfatta la parte arancione, perfetto. Qua sotto c'è un arancione che deve salire qua, però è a sinistra, quindi lo sposto verso destra. Scendo, torno indietro e salgo. Adesso mi si è riformato tutto. Voi dovete continuare così fino a quando non si sono formate le cosiddette T. Ok? Queste qua. Poi dopo andremo avanti a risolvere il secondo strato e avere tutto questo strato completo.